proseguirà con altre 40 film italiani italiane crescenti fuori norma. Beh, che si manca, allora che si manca a Roma, a Roma e fuori Roma, poi all'estero. Insomma, è una grande iniziativa per dire. Un risottino, no, ci vediamo tra. Vuol dire che in questo momento l'Italia è molto creativa, al contrario di quello che ti dice un giro. Solo che questa creatività è appunto fuori norma, quindi ignorata o quasi dalle istituzioni, ignorata o quasi dalla critica ufficiale. Però se io con il mio gusto molto selettivo sono riuscito a individuare 60 lunghi e io ritengo qualitativamente notevoli, vuol dire che non si tratta più, posso sbagliare su qualcuno di questi film, è una questione di gusto personale, però la quantità significa che qualcosa in Italia si sta muovendo al di fuori delle istituzioni che merita di essere valorizzato, promosso e che dovrebbe fare notizia, perché non si è mai verificato in Italia, se non negli anni del neorealismo, negli anni 60, però un autore che oggi sarebbe un po' enorme come Antonioni era riconosciuto ufficialmente. Oggi un Antonioni di oggi non sarebbe riconosciuto perché era un autore underground che agiva in un sistema molto diverso da quello odierno, in cui queste eccezioni potevano essere. Sai che vale per il cinema, vale per la liberarte italiana, noi siamo pieni di esperienze di grandissimo rilievo conosciute all'estero e di tutto nel vecchio Italia, probabilmente perché non ci sono le categorie interpretative nell'università o nella città. Dobbiamo fare corte, noi diciamo che non siamo artisti, siamo critici, storici, fare corte per promuovere queste opere, non soltanto attraverso i nostri studi, ma attraverso un'azione, promozione, far vedere, questo è quello che sto cercando di fare, questa iniziativa. Anche in luoghi fuori norma, come le donne carpenti. La cosa molto interessante per me, il motivo che mi ha fatto scattare, è che al di là delle produzioni fuori norma, esistono le sale fuori norma. Se a Roma abbiamo individuato 20 sale, e noi programmiamo 20 film e 20 sale per 2 mesi. Prossimamente la cosa si amplierà sia a Roma che fuori Roma. In altre sale indipendenti, quindi siamo fuori. Il tutto poi, riusciamo a farlo con dei sacrifici personali, con un budget ridicolo, in attesa che qualcuno, perché io che sono un pensionato posso permettermi il lusso relativo di farlo gratis, ma c'è gente che invece deve, che comunque, il principio ideologico del fuori norma è anche che
prima viene l'entusiasmo, l'amore delle cose che non hanno prezzo e poi viene il compenso, laddove in generale prima viene il finanziamento di un'iniziativa e poi viene l'iniziativa. Noi abbiamo ribaltato questo concetto e ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto, i film vengono mostrati. Hai costruito anche una comunità di autori che si riconoscono in questo. Uno dei quali è quello che ci filma, che è un disoccupato organizzato come noi, a cui ho promesso che le cose che sta facendo verranno prima o soprattutto poi ricompensate con qualche magro euro. Forse, però forse prima viene, intanto sta filmando, poi, e questo è un concetto che nella nostra società verticale non è compreso, mentre nella nuova società che io chiamo circolare non soltanto è compreso, ma è la pratica quotidiana, quella che molti giovani praticano ogni giorno, cioè una sopravvivenza creativa di nuove situazioni, di nuove possibilità di inventarsi il futuro. Io che ho un'età, fra pochi giorni compio 77 anni, 76. Quando? 18 novembre. Okay. Scoppione. Ai miei tempi non avevo questi problemi, non mi dovevo inventare il futuro era lì davanti a me e io potevo permettermi il lusso di rifiutare un lavoro fisso, ben pagato, di cui nessuno, per fare quello che volevo. Oggi questo non è più possibile. E allora che cosa succede? Succede che i giovani inventano il proprio futuro, quello che la società ufficiale non gli offre, ma se lo inventano i più bravi, mica non la maggioranza, sempre una minoranza, se lo inventano, così come gli autori si inventano il modo di realizzare dei film, così come queste sale si inventano il modo di far vedere questi film. Insomma, il panorama è molto cambiato, tutto vero, però io sono molto ottimista. Sì, è tutto vero, è giusto che sia così, però questa iniziativa deve servire anche a stimolare il ministro Franceschini, il ministero, il Lazio, a riconoscere l'importanza culturale di queste opere, l'importanza del lavoro collettivo, del lavoro di recensione e di esposizione anche alternativa che fai tu, perché diventi sarà sempre una cosa legata alla precarietà e all'occasionalità. Invece, io non lo so. Se è vera la tesi che queste opere sono più importanti di tante opere cinematografiche finanziate dal Ministero, dalla RAI, eccetera, che sono l'identità culturale italiana del momento, se è vero questo, questo deve diventare un pezzo del sistema, che può essere sempre all'interno. Il mio scopo è quello di far sì che, visto che io dico, ci sono 60 autori, probabilmente ce ne sono di più perché qualcuno io non lo conosco, recente, che più o meno diciamo, il ministero non sa che esistono, deve sapere che esistono, perché è molto più facile esportare all'estero, per esempio, che interessa molto i ministeri, questi autori che non quelli che loro pensano che siano quelli ufficiali, e non faccio nulla. Io spero in questo, però un po' più grande. Non ne sono così speziale.
o qualche segnale da parte di persone che hanno un potere, che non sto a nominare, favorevole. Io però non sono un politico, quindi io mi muovo, io sono un critico d'arte, diciamo. Quindi il campo della politica, che vuol dire influenzare il MIBAC perché finanzi questo film, che peraltro chiedono poco. A volte succede, mi ricordo un caso di tanti anni fa, di un autore che chiedeva un finanziamento di tot euro, forse erano lire. La risposta è stata: è troppo poco quello che tu mi chiedi perché io prenda sul serio la tua richiesta. E questo è il paradosso. Poi ci sono altri autori che non vengono finanziati per ragioni ideologiche, perché c'è anche una censura ideologica. E via di questo passo. Io posso dire questo, che alla mia età, nel 2018, io un po' di queste opere le possiamo selezionare, poi mi dire tu come, quale, eccetera. In Colombia, perché in Colombia c'è un festival dell'immagine in movimento molto importante, organizzato da un'università pubblica. Nella zona cassettiera nel 2018 l'ospite d'onore è l'Italia e possiamo portare una piccola rassegna di queste cose alla Cinemateca di Bogotà e in questa università. Anch'io vorrei rapporti all'estero, in Brasile, in Portogallo, a Marsiglia, insomma in vari posti, però il fine ultimo non è quello di far vedere questi film. Il fine ultimo, politicamente, è quello di far capire alle istituzioni che finanziano questo tipo di cinema esiste o perché è autofinanziato o perché è finanziato con poco da determinate istituzioni. Noi dobbiamo influenzare queste istituzioni, MIBAC in primo luogo, perché l'Istituto Luce è molto più sensibile a questo tipo di iniziativa, perché decidano. Io non ho analizzato la nuova legge sul cinema, non so esattamente queste questioni di dire finanziare tot per le produzioni ufficiali e tot per quelle cosiddette. Non è facile, non è facile. Sono previste queste opere, ma non sono. No, non sono state finanziate. Quantitativamente sono superiori alle opere cosiddette ufficiali e che quindi non possono far finta che non esistano. Il nostro punto di noi che non siamo artisti ma siamo storici e critici è quello di intervenire presso queste istituzioni perché decidano di cambiare linea di finanziamento. Qui si sta registrando e domani tutta questa roba qui sta diffusa su YouTube, non so, sperando che si senta. Quindi attenzione alle parole che io come te sono decine di anni che chiedo questa apertura, non è mica una novità. Adesso vedo che nella legge sul cinema di Franceschini c'è per esempio il superamento del concetto di sala cinematografica, c'è il superamento, quindi ci sono possibilità di diffusione estesa, c'è il superamento di concetto di pellicola, quindi si parla di immagine in movimento, arrivano sempre ritardo, però nella legge precedente non c'era. C'è un'idea di cineteca, di post-produzione digitale, insomma, ci sono delle idee nuove che finalmente sono approvate alla legge. Il problema è sempre la gestione, no? Una cosa sono le leggi, una cosa sono i funzionari che nei ministeri gestiscono le leggi. Però, io sono arrivato a queste cose
perché tu hai sempre fatto queste cose. Io l'ho sempre fatto, che a Pesaro sei stato il primo ad aprire le elettroniche. Però per un lungo periodo della mia attività mi sono sentito marginale, cioè uno che difendeva l'underground, il sotterraneo. Ultimamente, quando mi sono reso conto che per il mio gusto difficile, negli ultimi 12 anni ho visto 60 film italiani di lungo e medio metraggio, e non parlo dei cortometraggi, sono stato al Maxi a vedere Bruno Di Marino, la sua programmazione, che sono cose bellissime, quindi è tutto un altro campo enorme da esplorare. E qui non siamo più di fronte alla marginalità, la quale è caratterizzata dal fatto che esistono delle eccezioni all'interno di un panorama. Qui non sono eccezioni, direi addirittura che sono quantitativamente la maggioranza e qualitativamente pure. E allora non ci troviamo più di, non si tratta più di difendere i poverini che non hanno una lira, no, qui si tratta di difendere la maggioranza, che ha solo il piccolo difetto di non essere riconosciuta ufficialmente. Ufficialmente vuol dire non solo le istituzioni, ma anche la critica ufficiale. Anche perché, io per vedere questi film, pensi che la critica ufficiale abbia gli strumenti interpretativi e sia pronta psicologicamente, no, culturalmente, no, per capire queste cose? No, non credo. E neanche le perché io questi film come li ho visti? Li ho visti in una sala cinematografica commerciale? No, li ho visti o in una di queste sale indipendenti che hanno le stesse caratteristiche di questi film, che nascono dal basso, o li ho visti perché ho contattato gli autori e mi hanno mandato un DVD, o li ho visti perché mi hanno mandato un link e li ho visti sul web. Cioè attraverso mezzi che non fanno parte della struttura ufficiale del cinema italiano, sono cinema, però che esistono e che sono il futuro del cinema. Sì. E allora io che sono un critico, come dire, che non si accontenta di scrivere ma che vuole fare, faccio quello che sto facendo, agisco, cioè sono un critico che agisce, e non ce ne sono molti. Tu sei un po' come me, anche tu sei un critico che agisce con i tuoi strumenti, cioè che sa che non basta accontentarti di mostrare un bel attivo, no, questo film è un capolavoro. Noi sappiamo una cosa più importante, cioè che la critica, l'interpretazione nascono sul campo, nascono nel rapporto con gli autori, nascono frequentando le sperimentazioni, no? La tua idea di critica, quella anche mia, è che non è scritta sui libri la critica che dobbiamo applicare alle opere, cioè la critica è esplorazione di territori teorici, così come gli autori esplorano territori espressivi. Questa è la critica, per questo va fatta, la storia del cinema si fa sul campo, si va organizzando mostre, manifestazioni, l'interrelazione tra fotografia, arte, pittura, teatro, video. Però questa idea interdisciplinare della critica, soprattutto di critica in fieri, non è condivisa, lo sai molto bene, anche nelle università o nelle accademie. Non so che è la minoranza. È tutto eterodosso. Però è la maggioranza di domani, cioè non. Achille Bonitoliva, che ancora non si è presentato qua, è un esempio, e dove sta? Sta fuori. Fuori. Vabbè, per esempio, io me lo ricordo, negli anni Ottanta era uno che teorizzava a suo modo quella che, se ho capito bene, la critica comportamentistica,
Esatto, il critico non deve essere solo uno che scrive, ma uno che si comporta nei confronti delle opere. Io credo di averlo fatto a modo mio, diversamente da lui, ma analogamente. Organizzando festival, rassegne, avevo il film studio, cioè mi sono reso conto a un certo punto che parlare di cinema non bastava, bisognava far vedere a un pubblico quello di cui tu parlavi. Questo ho fatto e questo continuo a fare. Scrivo di meno e mostro intanto, di più. Intanto questa intervista è molto bella, io quando sarà postata su YouTube la farò vedere ai miei studenti, così anche loro si apriranno la mente a una concezione di cinema un po' diversa. Allora, aggiungo una cosa, visto che tu mi dici questa cosa. Io penso che la critica del futuro sarà una critica audiovisiva, cioè fatta non con la parola scritta, ma come è giusto che nei confronti di un mezzo, come il cinema o il video audiovisivo, di fare una critica audiovisiva, quello che io chiamo il critofilm. Memore di Carlo Ludovico Ragghianti, che parlava di critofilm d'arte negli anni nel 52, diceva, per analizzare un'opera d'arte, cioè una pittura, una scultura, bisogna fare un film che faccia vedere, con maggior ragione, per parlare di un film e di un autore. Non bastano le parole scritte che alludono all'opera, ma bisogna usare lo strumento audiovisivo che oggi, per fortuna, è possibile. Salvo il problema dei diritti d'autore, ma all'interno dell'education la cosa non pone problema di far vedere ciò di cui tu parli. Io ho fatto nella mia vita alcuni film che sono dei critofilm, cioè che fanno vedere ciò di cui io parlo e non le mie chiacchiere. Quello che io ho scritto nella mia vita rispetto a quello che io sono riuscito a filmare vale poco. Io credo che quello è il meglio di quello che io ho espresso da un punto di vista critico, sta nei miei critofilm. Anche quello che hai scritto sulla carta rimane, va bene, eterno, però era allusivo, mentre col critofilm io uso il medesimo linguaggio dell'arte. Ti ricordi che Cesare Zavattini, quando è nata la televisione nel 55, scrisse ad Aristarco che bisogna imparare a insegnare il linguaggio del cinema e della televisione in televisione, e aveva questa idea e voleva trasformare i circoli, la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, in, chiamandola, era il 55, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e della Televisione, perché pensava che la televisione fosse il linguaggio cinematografico del futuro. Zavattini è stato purtroppo un geniale anticipatore e uno scarso realizzatore, cioè aveva delle idee geniali in anticipo su molti, ma dal punto di vista di ciò che ha realizzato, questo lui si esprimeva con le parole, devo dire che Zavattini si esprimeva con la parola scritta o con la parola figurata, quindi non era un cineasta, era un amante del cinema. Va bene, vado a fumarmi una sigaretta. Grazie. Dai, che fra un po' c'è la torta. La torta per che cosa? Per Francesca, col volto di Francesca. Ah, per Francesca. Francesca è un po' un... Dove qua c'è Francesca? Un telefonino, ragazzi. Ah, ok. È un po' narcisa, o sbaglio? È una torta con la sua faccia.
Io non ci avrei mai pensato. Se vuoi che ti faccio una foto, ti faccio anche una foto. Aspetta, allora che facciamo? Aspetta che facciamo anche una foto però adesso, perché... La mia calza è là, però che l'ho usato come calzo per fare la torta. Ehi, dove arriva? Francesca. Eccola. Ma allora cosa pensi di messaggio? Nella foto di Francesco. La patatina, la patatina. Sì. Ma che fai? Adesso la tagliamo e la mangiamo. Perché si mangia. È perché si mangia. Portare dei piattini? Ti faccio portare dei piattini. Aspetta che la faccio vedere qua. E si impressionano loro. No, come si... È un bacio? Esattamente. È un bacio, si chiama così, bacio? Bacio. Ma in senso positivo. È impressionante. È tipo una maschera funeraria. Sì, però... ho detto subito. L'hai fatto con l'alginato? Esatto, ho fatto un calco del mio volto con l'alginato. Sì. L'hai fatta bene? Hai visto? Peccato di mangiarlo. Però è bello perché è proprio tipo temporaneo, no? Che non... Cannibalismo. Poi assolutamente. Guardate il taglio del Stefano. Il taglio del pizzo, la parte della torta. Vado, eh? No, aspetta, che chiamo. Io adesso prendo. Sto quadro qui dietro lo vedo male. No, oddio, questo te, guarda questo quadro è la decima volta che lo sistemiamo. È una cosa tremenda. Vai. Guarda. Da dove parli? Io mi sposto. Da dove parli? Tanto da dove arrivi?
Aspetta il quadro. Ha detto Stefano che deve aspettare che ne venga qualcuno. Ha detto Stefano di aspettare. Devo portare qualcuno. Ma sarà bene tutti là. Fino e così gli altri possono io sarebbe stato bello tenerlo per un po' questo volto lì vicino al televisore con le ombre che variavano con la luce. Devo dire molto bella, sì, adesso me lo dico da sola. Quindi credo che tu abbia dispiacere di tagliarla. Un po', ma guarda che la faccio spesso quando presento il film, di poi portare questa torta, ogni volta è abbastanza. Ma l'arte alla fine deve autodistruggersi. La pensatura è rudimentale, aspetta un attimo. Vado? Aspetta. Se vengono sì. Chi viene? No, ma si può mettere secondo voi un flash, no? Non serve. Certo, secondo me. Sì. Porca miseria, beh, sei un tifo d'oro, io la presentiamo. Può servire. Vado, eh. Oh, Stefano, io vado, eh. Vai. Levate al cazzo, Stef, però. No, vai. Oh, che cosa terribile. Il caffettino li fai? Certo. Caffettino. Io voglio quella più grande, allora, vai. Aspetta, che questo è solo zucchero. Vai, fai una cosa con Francesco. Vai, dai, fate un po' di zucchero. Io d'accordo. Vai, vieni, con Umberto, dai, fai Umberto, dai, vai. Dai, dai, vai. Vai, vai, dov'è, dai, vai. Ma sta sgozzando. Ah, adesso inizia la cioccolata. Cos'è la cosa di vera cosa? Dai, fai. Che meraviglia. Dai, falli, vicino. Come hai fatta? L'ho fatta okay. Con un calco. Poi prendi, prendi la cannu, prendi la gesso. Ma di gesso? Dall'alto. No, ma che di gesso? Di gesso, si mangia. Mi date un piattino? Di ma... Fate un calco. Ma no, è una torta vera, commestibile. Se dai la birra con una mano sola e piattino. Vai. Per me dimmi altri qua, scusi. Mi sarebbe venuta una? Allora, vi consiglio di non mangiare se è tutto zucchero, quindi è molto molto per diabetici, insomma. Esatto. Invece la parte in cioccolato è buonissima. Aspetta, se io ci ho fatto salvi insieme. Chi vuole? Il perché però, eh? Perché invito. Perché no, beh, invito. No, c'è me la da Francesca. Invito le persone a mangiare la mia faccia. Ah, ecco qual è. Alla mia faccia. Adesso arriva la parte le labbra che io sono. Le labbra, io voglio le labbra. Eccolo. Io voglio le perline. Le perline sono. Le perline sì, faccio una parte con le perline. Allora, la parte di zucchero non la consiglio. Hai visto? E c'è anche un po' di sambuca. Che cos'è di sambuca? Sambuca è un liquore, fatto proprio per i dolci. Uno fortunato. No. Lei voleva le labbra. Le labbra, tieni. Zucchero. Glassa. Glassa di zucchero. Io consiglio sempre di non mangiarla quella, cioè di assaggiarla perché è molto dolce. Ti piace? Molto. È come quella della cassata, immagino. No? È quella della cassata. A Marco. Francesca. Certo. Il professore, mi raccomando. Beh, il professore, sì. Il professore ha okay, labbro superiore. Sei fortunato, eh? Eccolo. Un pezzo di... Quando l'ho fatta, e allora che succede? Quando l'ho fatta al magro, c'era Franco lo svizzero che ha preso una di queste torte e l'ha baciata. Ah, certo. Proprio così. Vero che sono molto contenti di mangiarmi. Beh, una fetta da me.
Sì, lo volevano fare, mangiare. No, dico troppo che una casa che ok. A me gli occhi. Senti, la donna... ma non so se... non sono sette nani, però. Sette nani cosa? I sette nani. Grazie, assaggio questa opera d'arte. Sei nato, gli occhi, che è anche un po' una citazione di un scena andaluno. Esattamente, adesso quando arriveremo agli occhi quando arriveremo agli occhi stai sarà... prendendo, ecco, bene, ok, quindi che sono serene, no? Grazie, ma che ho capito, no? Qua cioè, questo è mano. Cosa? Cioccolato. Cioccolato? Vuoi il cioccolato? C'è un altro piattino, mi sa che sono tutti i piattini. Prendi un tovagliolini o dei piattini, perché lo volevo portare anche alla Achille, un pezzettino. Adesso ci sono pure le maschere. A lui le portate tutte. Le maschere veneziane, no? Non ho mai che domani quando andrò a acquistarmi le navi, sì. Che bella. Eh? Bellissima. Grazie mille. Grazie. Molto bella, complimenti. Ti porto un pezzetto a Achille che mi ha detto che sta fuori, poi torno. Io porterei questo. Allora, puoi essere il mio aiutante? Balletto. Con tutti i gatti? Sì, va bene. Vuole un pezzo di torta con il mio volto? Com'è Achille? Buona. Eh? Sì.